Benvenuti alla terza edizione del Festival Facce da Bronzi, che, in questa terza tappa fa tappa a Merito Porto Salvo, che sostiene la campagna UNICEF Vogliamo Zero, campagna che di sensibilizzazione che vogliamo che nel mondo zero bambini al di sotto di 5 anni muoiono per malattie prevenibili, che, di cui basterebbe... prevenibili con un semplice antibiotico, un vaccino o con delle semplici norme di igiene o profilassi. Però oggi a sostenere la causa e a farci ridere c'è direttamente da Zelig Gianluca, che non accetterò mai il tuo cognome. Hai fatto Giuliarelli. Giuliarelli. Ce l'ho fatta. Allora, come dice. Che ha un bel rapporto con sua moglie. Ce ne vuole parlare adesso. No, parliamo dell'UNICEF, che è più importante di mia moglie. E con soli 5 euro voi acquisterete 60 vaccini. Esatto. Con l'ultimo euro un vaccino contro il matrimonio che non fa della mia figlia. Perché io sono sono divorziato. Quando divorzi, no, tua moglie devi dare un sacco di soldi, e mia moglie questi soldi li spende anche per i motivi più idioti. Pensa, con i soldi miei si è fatta 16 interventi di chirurgia plastica, ormai è un'altra. Io gliel'ho detto al giudice: perché devo versare gli alimenti a una che manco conosco? Pensa, soltanto la bocca si è fatta 6 interventi per gonfiarla, per tirarla, per spostarla, ma l'intervento per tapparla quando se lo fa? Magari sarà il prossimo, continua a contribuire. Lo faccio io. Verdate i soldi all'UNICEF. Appello a mia moglie: tutti i soldi che ti ho dato me li ridai e li do all'UNICEF, che per una causa. Esatto, bravissimo. Tu lo sai, una volta ho fatto una ricerca genealogica per capire da chi discende mia moglie, se dagli Unni, dai Barbari, da Attile. Ho scoperto mia moglie discende da un'antica popolazione ostile a Roma, gli Equi, che depredavano in Italia. Mia moglie è Equitalia. Mia moglie mi succhia il sangue col consenso dello Stato. Adesso ho capito che cos'è la zecca dello Stato. È mia moglie. Sostenete l'UNICEF, è obbligatorio. Forza Isabella. Viva forza l'UNICEF. Luca. Forza a tutti. Forza Telemelito. Forza Telemelito. Ma Telemelito o non Telemelito questi? Forza l'UNICEF. Vai, stiamo mezz'ora così. Tanto la serata comincia alle 11, 11:30. Sì. Perché qui cenano fino alle 11, poi l'amaro fino a mezzanotte. Forse all'una cominciamo. Noi prima di mezzogiorno dobbiamo cominciare, che poi c'è la luce e rovina le luci. Come va, bambina? Vieni, vieni, metti di qua. Fatto il giro. Ora non so fatto se è per quello che hai detto prima. Ecco. E il sindaco, anche l'assessore di Forza UNICEF. Forza UNICEF. Chef, meglio di così. E poi detto da una bambina. Io andrei, Isabella pure. Io sì andrei. Ciao, Forza UNICEF. Ciao.